Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video condivido con voi alcuni miei metodi e tecniche per ritornare alle mie abitudini dopo un prolungato periodo al di fuori della mia ordinaria routine. E inoltre vi faccio vedere alcune ricette che trovate già sul mio sito di colazioni, ma quelle sono sempre state parte delle mie abitudini in ogni caso. Vi lascio il video, se il video vi piace mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Intro 2020, let's roll! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, primo video di Silviembre. Siamo eccitati! Sì, lo siamo. Allora, questa mattina colazione, crepe. Siamo ritornati qui in montagna dove ho fatto la quarantena, quindi crepe vibes, che sono state praticamente la colazione che ha guidato i miei 3 mesi qui dispersa. Con una piccola novità che forse avrete notato, ma ve ne parlerò più avanti. Abbiamo appena fatto le vacanze in villeggiatura in Toscana, siamo questa settimana qui ancora con la famiglia di Jimmy e poi la settimana prossima torniamo a Milano. Quindi questa settimana è un pochino un periodo di transizione da un periodo di vacanza a ritorno a casa a Milano, dove essenzialmente è lavoro, routine, eccetera. In realtà questa settimana sono tornata al lavoro, io sono in smart working, però il fatto di essere qui in mezzo alla natura, in famiglia, eccetera, sa meno di routine, lavoro, eccetera, e sa un pochino ancora di vacanza. Quindi insomma è un pochino un soft landing nel ritorno al lavoro. Settimana di soft landing che sto prendendo anche per quanto riguarda i miei allenamenti. Per me è molto difficile ogni volta, ogni anno, tornare da un periodo di vacanza, di completo cambiamento delle mie abitudini in termini di allenamento, che è il periodo di luglio-agosto, a ritorno alla routine, ritorno ai miei allenamenti, ritorno a una programmazione definita. Perché per me nel periodo in cui sono in vacanza ho tante altre cose da fare, mi muovo tantissimo, provo diversi sport, l'avete visto, trekking, scalata, quando ero al mare, surf, nuoto, eccetera, quindi non ho bisogno di integrare nella mia giornata una sessione di allenamento, cosa che invece ho bisogno di fare quando sono nella mia quotidianità, in quanto ho un lavoro molto sedentario, sono al computer praticamente tutto il giorno, sono in casa, ora per lo smart working. Fantastico. Quindi se non dedico quel tempo all'allenamento rischio di non alzarmi dalla sedia per tutta la giornata. Fare sport fa bene, quindi è importante impegnarsi ad integrarlo nella propria routine. Ecco, tipo io ora ho steso il tappetino qua, mi metto qui e senza impormi nulla mi dedico questo tempo. Magari faccio solo dello stretching, magari faccio qualche movimento, non faccio un workout completo, non faccio un numero di ripetizioni, non faccio un numero di serie, semplicemente mi muovo. Tendenzialmente quello che mi ritrovo a fare sono i miei flow, che sono un mix di stretching, poi magari quando mi prende bene faccio qualche piegamento, qualche esercizio un po' più strong per ritornare a dei movimenti di allungamento, di stretching, ma faccio questo per mettermi dentro la testa l'idea di ricominciare a dedicarmi questo tempo senza però impormi di fare un determinato workout, perché mentalmente adesso non ce la faccio. Quindi per me questa settimana è un po' così di assestamento, e poi dalla prossima settimana che tornerò a casa avrò anche a disposizione la palestra, che obiettivamente è un grande incentivo a allenarsi
anche perché è più facile, in quanto vai lì, ci sono gli attrezzi e anche solo l'ambiente motiva molto di più rispetto a quando ci si allena a casa. Anzi, veramente chapeau a chi si allena a casa tutto l'anno, perché è veramente difficile dal punto di vista mentale. Quindi ora piccolo flow / stai qui un po' di tempo e fai entrare nella tua testa il fatto che si ritorna alla routine. Questa mattina ho voglia di coccole, quindi porridge, che ho fatto mettendo nel mio pentolino l'avena, un po' di vaniglia e latte, e poi a parte sto facendo caramellare una pesca. È la prima volta che lo faccio, quindi non so se funzionerà, ma il profumo, ragazzi, è già stupendo. Dopo che ho fatto riprendere un po' il liquido, aggiungo questa, che è un protein blend. Solitamente usavo le proteine della soia, ma poi ho visto questo sul sito di My Protein e ho detto, bah, senti, proviamolo, magari ha un gusto diverso. È fatto con una miscela proteica fatta di proteine del pisello e proteine di fava, e ha gli stessi più o meno valori nutrizionali di quello della soia. Sì, beh, forse è un po' esagerato con la caramellizzazione, ma ci sta sempre bene. E voilà! Ora una bella cascata. E dopo avergli fatto uno shooting che modelle di Victoria's Secret, spostatevi, si mangia! Io ho dimenticato il tè. Vabbè, lo assaggiamo così subito, veloce. Ah, comfort food, quanto mi è mancato. Un altro consiglio che mi sento di darvi per riacquisire confidenza con la vostra fitness routine è quello che vi do da sempre, ed è anche quello che io mi do ogni giorno, che è quello di cambiarsi, uscire dal pigiama e, se siete a casa, entrare in abbigliamento sportivo. Io mi sono messa un orario entro il quale devo fare questo, che è le 10. Ora sono le 10:20, quindi non sto molto rispettando il mio consiglio, ma posso rimediare. Decisamente meglio. Uscire dal pigiama mi dà un po' quel via alla giornata per le mie attività giornaliere, e io preferisco entrare in activewear, così che sono sempre pronta a fare un po' di sport. Ad esempio, arrivo qui, mi trovo. Ok, pensavo molto meglio. Ecco, praticamente la mia giornata è così: cammino, vedo un ma, mi prendo ispirazione, mi butto in verticale e vado via. Terza colazione di questo video, a sto punto ho pensato di farvi vedere anche questa, giga pancake al cioccolato, ripieno di yogurt greco. Adoro profondamente. Un ultimo consiglio che mi sento di darvi per ricominciare dopo questo periodo di pausa è farvi un regalo. Ad esempio un completino fitness. Il desiderio, la voglia di indossarlo, di indossare qualcosa di nuovo, vi spingerà in palestra, sul tappetino, insomma, poi una volta lì qualcosa succederà. Di sicuro farete qualche movimento, e qualunque movimento è sempre meglio di restare fermi. Mi raccomando, quando ritornate dopo un periodo di pausa ai vostri allenamenti, magari riprendete la scheda vecchia, ricordate che avete fatto un periodo di pausa, quindi difficilmente riuscirete a mantenere gli stessi carichi, la stessa intensità dell'ultimo allenamento che avete fatto prima della pausa. Mi raccomando, non siate troppo dure con voi stesse, avete mesi e mesi di allenamento davanti a voi, ci saranno settimane e periodi più intensi, settimane meno intensi, ci saranno giorni in cui avrete più voglia, giorni in cui avrete meno voglia, in cui dovrete automotivarvi di più o semplicemente dire oggi no.
domani. Insomma, non demoralizzatevi se adesso o se in qualunque momento voi state guardando questo video non trovate e non avete tantissima motivazione, è normale. Cercate di essere gentili con voi stessi e gentili col vostro corpo e sono sicura che ritornerete alla vostra fitness routine. Basta, quindi io e Luna, regina del fitness indiscusso. Ciao amore, è da un po' che non ti fai vedere. Saluta tutti. Ciao umani! E ciao, io sto benissimo con la mia mammina. Scappa. Ok. Vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!